Orsetti dolciotti e benvenuti in questo nuovo video. Come al solito io sono Sonia e questo è il mio canale Sonichan. Per oggi andremo a fare una cosa che vi avevo anticipato in qualche video fa, ovvero in quello in cui abbiamo realizzato un fantasmagorico stupefacente bellissimo castello per le LOL Surprise. In quell'occasione infatti vi avevo detto che avevo fatto questo castello per una principessa in particolare, ovvero la principessa che stava nella torre più alta del castello più remoto, Rapunzel. E devo dire che siete stati bravissimi, molti di voi hanno indovinato ed oggi andremo a fare proprio lei. Useremo innanzitutto del DAS, semplicissimo DAS bianco, dei colori acrilici sulle tonalità del violetto, rosa, lilla per fare il suo vestito, il giallo per i capelli, mentre il bianco per i merlettini. Ovviamente ci serviranno dei pennelli per spennellare, un taglierino o delle forbici per andare a modificare i capelli della lollina che abbiamo. Sarà una super bellissima sfida, quindi dirigiamoci subito al nostro bancone. Quanto tempo ci impiegava la principessa Sissi a spazzolare i suoi capelli? 3 ore! Oh, sciocchezze! I suoi capelli non saranno mai più lunghi e più belli dei miei! Oh, guardate un po', gli orsetti! Non sono bellissimi i capelli lunghi! Che noia con questo caldo! E poi pettinarli, mamma mia! Orsetti, diteglielo! Loro sono delle principesse davvero antiche! Guardate me con questo mio caschetto carré! Non sono bellissima! E voi, orsetti, cosa preferite? I capelli lunghi o quelli corti come i miei? Ed eccoci qua con la nostra lollina. Come vedete lei è già abbastanza somigliante a Rapunzel, anche se queste treccine striminzite non sono per niente degne di Rapunzel. Ecco perché adesso le andremo a tagliare. Prendo un taglierino e vado proprio a tranciare le treccine. Tranciare le treccine? Ragazzi, sembra un gioco di parole. Tolta una, ne togliamo anche un'altra, così abbiamo fatto un bel taglio radicale alla nostra lollina, che ora sembra un lollino. Rapunzel in realtà ha la riga dall'altro lato. Proverò a spostare la riga qui e lo farò grazie al potere magico del DAS. Innanzitutto ricopriamo tutta la sua testolina con del DAS, quindi spiraccichiamo qui sopra il tutto e appiattiamo. Fatta questa bella cuffietta, vado a ricreare la riga, quindi mi serve sollevare un po' da questo lato per fare appunto la cosiddetta virgola, quel piccolo vortice che ci fa avere i capelli super spennacchiati la mattina. Con uno stuzzicadenti vado a fare proprio la riga in centro di Rapunzel. Ce l'ha mezza di lato, mezza in centro, insomma una cosa del genere. Realizziamo sempre con un po' di DAS una specie di serpentello, rollandolo così tra le mani, e a questo punto rendiamo questa parte iniziale un po' più sottile e la andiamo ad appoggiare dove ci sta appunto il vortice della nostra Rapunzellina e andiamo a schiacciare qui sopra. Ho ottenuto il suo ciuffone, che al momento la fa sembrare più Elvis Presley. Dobbiamo andare a rifinire i capelli facendo un attimino la sua texture, ovvero realizzando delle lineette che possano appunto rendere più realistici i capelli, quindi con lo stuzzicadenti facciamo delle lineette. Adesso i suoi capelli sono un po' più visibili, ma occupiamoci subito della sua bellissima acconciatura, quindi mettiamolo un attimino da parte. Prendiamo il DAS e come vedete ho realizzato 3 salsicciotti. Questi qui mi serviranno per realizzare proprio la treccia. Li unisco, li schiacciamo bene in centro e adesso da questa roba qui dobbiamo creare una bellissima e fluente treccia. Alla fine vi consiglio di allungare un po' la punta e attorcigliarla su se stessa e poi andremo a realizzare i capelli che escono qui fuori. Adesso dobbiamo andare ad impiantare la treccia qui sopra. Andiamo a premere con forza, cerchiamo di non perforarle il cervelletto però. Questo sarà il risultato finale, guardate, starà lì in piedi grazie ai suoi capelli. Vado a realizzare una forma lunga come se fosse la punta di un pennello, ecco così,
e la vado ad attaccare qui sotto, quindi facciamo un ciuffettino che fuoriesce. Andiamo a prendere un pochettino di DAS che ho rollato in un vermiciottolo più lungo, che adesso andrò a ripiegare su se stesso in questo modo ed attorcigliare. Quindi andiamo a girare così tutta la nostra pasta modellabile e attaccherò questa bella treccia qui di lato. Andrei ad aggiungere qualche ciocchetta che si lega a queste qui. Ho aggiunto, come vedete qui nei lati, dei minuscoli tirabaci, ovvero delle ciocchettine super romantiche che scendono. A questo punto la treccia della nostra bellissima Rapunzel è pronta e quindi è giunto il momento di staccarle la testa. Scusate, ma dobbiamo farla asciugare, quindi dobbiamo staccare il corpo dalla testa così che possiamo continuare a lavorare sul corpicino. Occupiamoci del suo corpicino, che al momento sembra uno zombie. Mangio cervelli! Andiamo ad attaccare qui un po' di DAS e cerchiamo di modellarlo proprio sul suo corpicino. Ok, sembra che stia indossando un sacco di patate. Fatto il suo corpetto, prendo una pallina di DAS e l'appoggio qui sopra. Andiamo a fare calzare per bene questo pompon. Faremo la stessa cosa dall'altro lato. Rapunzel non ha una gonna esagerata, quindi ci basterà fare una piccola gonnellina lunga sino alle caviglie. La gonna di Rapunzel è quasi pronta. Dico quasi perché dobbiamo raddrizzare un po' questa parte. Creiamo una specie di triangolino. Faccio un vermicello e adesso appiattirò così con i polpastrelli per realizzare un piccolo merlettino che metteremo tutto intorno alla sua gonnellina. Il vestito è quasi finito, dobbiamo aggiungere un altro ornamento proprio qui. Questo è il nostro risultato, guardate che carina la nostra piccola Rapunzel, ragazzi, e sta pure in piedi grazie ai suoi capelli magici, guardate, non è bellissima? Bene, adesso però dobbiamo andarla a colorare perché così, insomma, è un po' pallidina. Ok, messa una buona dose di colore, finalmente inzuppiamo il pennello e andiamo a spennellare un po' ovunque. Finita di pitturare la sua lunghissima chioma, la mettiamo in posa per farla asciugare. Passiamo al corpicino. Guardate cosa ho notato, ragazzi, la lascio e rimane in piedi. Sono un genio della fisica, sono riuscita a intercettare il punto esatto d'equilibrio. Niente. Ho mixato diverse tonalità di fucsia col bianco e anche col blu per fare una tonalità più scura. E ho ottenuto questi due colori, che userò uno per il corpetto e questo invece per la gonna. I suoi vestiti sono perfettamente asciutti, possiamo rifinire il tutto con del rosa. Andremo a fare le stringhine del suo vestito. Ragazzi, mi trema un sacco la mano, temo proprio di non farcela. Ma adesso dobbiamo fare delle striscette qui per rendere queste manichette più particolari. Quindi forza, zebriamo il tutto. Sempre con il rosa andiamo a dipingere le sue braccine perché lei ha le manichette lunghe. Finalmente abbiamo finito anche il suo vestitino. Non resterà che lasciarlo asciugare. Con delle minuscole palline di DAS vado a realizzare dei fiorellini. Faccio delle palline, poi le schiaccio con un qualcosa tipo uno stuzzicadenti. Vado a piegare tutti gli angoletti per creare i petali del fiore. Il primo fiorellino sarà pronto, ne dovremmo fare tantissimi altri. Ma quanto tempo ci vuole per farle questi capelli? Per quanto siano lunghi, è pur sempre una lol, quindi non potrà averli più lunghi di qualche centimetro. Deve stare proprio tutto il giorno dal parrucchiere? Che vanitoso! Già mi sta antipatica. Fatti tutti
Rapunzel che ormai sarà asciutta. Guardatela che carina, ragazzi! I suoi capelli sono bellissimi! E dobbiamo andare ad inserire tutti questi fiorellini tra i suoi capelli. Finalmente la nostra bellissima Lola Rapunzel è pronta! Guardate che bei capelli, ragazzi! Sono super ornati! Che ne pensate? Sono stata una brava parrucchiera? Ma adesso è giunto il momento di presentarla alle altre Lola! Ci rivediamo ad un prossimo video, ciao!